Sicurezza. Presente. Legalità. Presente. Pulizia. Presente. Verde. Presente. Raccolta differenziata. Raccolta differenziata. Presente. A Lecce la raccolta differenziata è una realtà, ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti per farla crescere. Cambia l'ambiente. Differenzia con la mente. Informati presso gli uffici comunali o vai su www.raccoltarifiutilecce.it. Enti gestori Ecotecnica, AXA. Si farà festa per i 150 anni dell'Unità d'Italia e sarà festa teatrale, una vera e propria novità per la stagione lirica della provincia di Lecce, giunta alla sua 42esima edizione. Una serata presso il Politeama Greco, interamente dedicata all'identità della nostra nazione, alla sua storia, alle tante conquiste e ai sacrifici. Le parole di Virgilio, di Dante Alighieri, di Leopardi, di Francesco Petrarca, di Machiavelli e le note sempre eterne di Giuseppe Verdi ci faranno fare un tuffo nel passato e nei pensieri dei grandi protagonisti che hanno saputo diffondere l'ideale dell'unità del nostro paese. A rendere con il suono, la parola e l'immagine il senso di tutto questo e a concretizzare lo spirito traducendolo in spettacolo grandi nomi della cultura salentina. Con la regia di Edoardo Winsper, la provincia di Lecce celebra così la ricorrenza. Maestro, come sarà questa festa teatrale? Non ho mica la sfera magica per poterlo dire. Io ci credo moltissimo. Ci credo perché la festa teatrale rappresenta veramente un momento celebrativo di un evento che ha mutato la vita allora degli italiani dell'epoca, ma anche nostra, perché se non si fosse verificato questo evento noi oggi saremmo cittadini di un'altra realtà politica e sociale, quindi saremmo anche noi diversi. Allora celebrare questo evento secondo me è un fatto molto importante, è un fatto che può dare a ognuno di noi la coscienza della dimensione della società nella quale viviamo. Dal cinema al teatro, ma come sarà questa festa teatrale immaginata da Edoardo Winsper? Spero che sia innanzitutto divertente, sarà sicuramente varia. Abbiamo raccontato l'idea d'Italia non partendo subito dal Risorgimento, ma dagli antichi romani, dalla Roma imperiale, quindi da Virgilio fino a Giorgio Bassani. Che io penso che essere italiani è qualcosa di più che essere far parte di una nazione, è proprio far parte di un'idea. Solo la Grecia evoca lo stesso sentimento che l'Italia, quindi questo vogliamo raccontare. Che esperienza è stata? Ah, molto molto stimolante, divertente. Io poi è una specie di sfida, perché ho fatto sempre cinema, documentari, io sono un peripatetico dello spettacolo, invece questi sono dei veri artisti. Lavorare con il maestro Zigante, con Tony Candeloro mi ha insegnato molte cose, e poi soprattutto mi ha costretto a riflettere sul senso di essere italiano, è far parte di un paese ed essere orgogliosi anche della nostra cultura. È un periodo dove spesso succede che possiamo anche vergognarci di essere italiani. La provincia apre la programmazione culturale del 2011 con un evento importantissimo, di levatura altissima dal punto di vista culturale, ma soprattutto con una festa teatrale dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Cominciamo a ricordare sin dai primi giorni di gennaio, che questo è l'anno dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Ricorderemo il Risorgimento, ritorneremo alle nostre radici e soprattutto faremo in modo che i salentini pongano l'attenzione su quello che ha significato il Risorgimento e l'Unità d'Italia per tutti gli italiani e anche per noi salentini, che abbiamo visto protagonisti illustri della storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia.
La provincia di Lecce, assessorato la cultura, presenta la 42esima stagione lirica. 8 gennaio, festa teatrale per i 150 anni dell'Unità d'Italia. 21 e 23 gennaio, La fanciulla del West. 4, 5 e 6 febbraio, Don Pasquale. 18, 19, 20 e 22 febbraio, Il Trovatore. Per abbonamenti, biglietti ed info, Politeama Greco di Lecce. www.icolecce.it 0832 24 14 68.